Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 febbraio. Scusatemi, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Sulla zuppa di Porro di oggi, il tema fondamentale è questo trick e track del governo che è veramente ridicolo. Tra l'altro, io partirei più che dalla notizia, da un approfondimento che ha fatto Francesco Verderami oggi sul Corriere della Sera. Ogni settimana fa diciamo, i 7 giorni dell'attività parlamentare. Diceva: io non ho mai visto un Parlamento che ha fatto così poco in questo periodo, è praticamente nullo. Stanno a fare niente, cioè si riuniscono e sembrano totalmente in balia di quello che sono le dichiarazioni e le uscite su Facebook e nei talk show dei politici in questa fase. Insomma, un Parlamento paralizzato. Il governo, però, oggi, secondo tutti quanti i giornali, ci sono segnali di tregua. Insomma, è una cosa pazzesca anche noi giornalisti che andiamo appresso a tutta questa vicenda qua. Ieri il governo era in crisi, al capolinea, era fatta, pronti i responsabili. Oggi invece il governo dà segnali di tregua. Conte dice: non ho problemi con Renzi e non penso ad un Conte ter. E dall'altra parte la Bellanova, oggi capo delegazione del movimento di Renzi, che cosa fa? In un'intervista al Corriere della Sera dice: la sfiducia a buona fede non è all'ordine del giorno. Sapete cos'è all'ordine del giorno, cari amici che ci ascoltate su questa zuppa? Che ci prendono per il culo. Ci stanno prendendo per il culo. Perché Conte dice: non ho problemi con Renzi. Ma chi può credere a una cosa di questo tipo? Chi può credere se ieri ci aveva detto che Renzi faceva un'opposizione maleducata e chi ama il Quirinale? Ma ci prendono tutti con l'anello al naso. E Renzi, che fino a ieri diceva che questo governo fa schifo e che fa penultimatum uno dietro l'altro per poi rimangiarseli, possiamo veramente credere a quello che dice? Oggi chi è che lo diceva? Cappellini, mi sembra, su Repubblica, che diceva: il rottamatore, nel suo DNA c'è la rottamazione, e quando non rottama non è contento. E poi nel frattempo c'è la dichiarazione che è stata recuperata dalla sito l'inchiesta e rilanciata su Twitter da Nobili, un renziano, del portavoce di Conte, l'uomo forte di Palazzo Chigi, Ermutanda. E che cosa dice Rocco Casalino? Amore! Ci sarà un Conte ter, non ti preoccupare. Cioè, il portavoce di Casalino dice a qualcun altro: amore, ci sarà un Conte ter, non ti preoccupare. Sostanzialmente mettendo, più che nero su bianco, voce su registrazione per far capire quello che tutti sanno, cioè che Conte resisterà e che al posto dei renziani, che sono 17, che al Senato, secondo i conti della Messaggero, porterebbero a 158 contro una maggioranza di 160 i numeri, beh, insomma, ci sarebbero 15-17 responsabili già pronti a sostituire i renziani. Chi sono i responsabili? Ma è del tutto evidente che sono i transfughi di Forza Italia, anche se oggi, nonostante lo mettano sempre in mezzo come possibile responsabile, questo Mallegni, senatore di Forza Italia, dice: se continuate a dirlo, vi querelo. Non so a quale giornale lo dice. Io non starò mai con Conte. Possiamo pensare la stessa cosa di Romani, di Carfagna. Vedete, poi la politica è talmente liquida, per la quale oggi io mi trovo Conte che mi dice che non ha nessun problema con Renzi, che domani mi trovo dei responsabili che fino a ieri mi dicevano che non avrebbero fatto nessun accordo con Conte. Non, per carità, Mallegni, non voglio essere querelato anche da lui, dopo tutte le querele numerose che riceviamo per questa zuppa, ma sapete cos'è la mia fiducia nei confronti di questi politici? Zero. Zero sotto zero. Quando il Presidente del Consiglio oggi riesce a dire: non ho problemi con Renzi, dice una bugia, ma conclamata. Quando la Bellanova oggi mi spiega, quella di Italia di Viva, che non ha problemi con Bonafede, è una bugia falsa. Ma comunque continuiamo così a farci del male, perché poi quello che ci spiegano. Poltrona viva, chiama il Fatto Quotidiano il partito di Renzi, perché l'altra questione di cui parlano i giornali oggi è che ci sono 450 nomine, che è il potere vero, oltre all'elezione del Presidente della Repubblica che verrà fatto l'anno prossimo, fra 2 anni. Beh, insomma, il potere vero sono le nomine all'Enel, all'Eni, alle poste, il commissariamento del GSE disposto da 1000 proroghe per cui dovranno trovare commissario e subcommissario, e poi tutte queste nomine qui che rendono, come possiamo dire, l'establishment del Deep State tanto caro a Renzi e compagnia cantante. Ruffini, uomo di Renzi, messo all'agenzia delle entrate, quello dei Grillini messo all'agenzia del Monopoli, quello invece del PD messo all'agenzia vattela pesca, stipendi, prebende, amicizie, insomma.
insomma, di questo big state, oltre che deep state, che non ne combina una giusta. Perché hanno ragione Ricolfi oggi sul Messaggero. Mentre noi stiamo qua che diciamo e parliamo della buona fede, del virus, tra poco ne parleremo, l'emergenza è economica. E Penati sul che un economista, professore Penati, un liberista, mi verrebbe da dire, dice siamo l'unico dei 30, su Repubblica, l'unico dei 36 paesi dell'OCSE in cui il reddito pro capite, cioè quanto ci entra a noi, non il PIL, non quelle robe, i soldi che ogni persona in Italia ha di reddito, è calato rispetto al 2000. Siamo l'unico paese tra i 36 dell'OCSE in cui il reddito pro capite è calato rispetto al 2000. E nel frattempo l'Eurozona ha fatto il più 17% di reddito e l'Europa e la media dell'OCSE è 22, cioè mentre tutti gli altri hanno maggior reddito per ogni persona, noi ne abbiamo di meno. Ecco, insomma, invece di occuparsi di queste cose, che modestamente provo a scrivere anch'io sul giornale, oggi, e tra poco lo vedrete sul sito nicolaporro.it, noi stiamo lì a pensare a Bonafede e alle giravolte di Conte. L'unico giornale che oggi apre con il virus e con il contagio in Africa, peraltro una cosa in questo senso molto importante perché l'Africa non ha sistemi sanitari controllabili, è il Corriere della Sera e con un sondaggio di Pagnoncelli dice che gli italiani in realtà questa grande paura non ce l'hanno e lo considerano poco più della SARS. Che altro succede? Beh, Gandola è stupendo oggi sulla verità e Giorgio Gandola è uno dei pochi che seguo con attenzione sulla verità, che dice ora finalmente Burioni, sapete quel virologo che fa il fenomeno, che dice cose giuste come spesso può avvenire anche agli orologi rotti, ma Burioni si è dimostrato per quello che è un arrogante, insomma ci va piano Gandola oggi. Nel frattempo, in questa situazione, virus, eccetera, c'è un solo giornale, cioè La Repubblica, che vi dimostra come ci sia, come posso dirvi, una specie di costruzione mediatica, e la conosco bene, che si occupa ancora delle sardine, che hanno peso zero. Peso zero! Sono ridicoli! Ma non solo per quello che sono ridicoli, sono stati utili ovviamente per l'Emilia Romagna, ma oggi voi potete pensare che nella prima pagina di Repubblica, non nel titolo, ma nel sottotitolo, venga citata l'opinione di Sartori, o come si chiama il capo Coccerchietto, di quello che succede in questo governo? Ma chi se ne frega? Ma chi rappresenta? È una cosa straordinaria. Questo sapete cosa dimostra? Dimostra una cosa molto semplice, e cioè che Repubblica vuole assolutamente con il suo spin dare un valore mediatico, intervistandolo anche oggi con la solita compagnia di giro, cioè, la compagnia di giro di Repubblica la conoscete bene, insomma, dare ancora un pochino di ossigeno a un fenomeno morto, morto, tra il quale oggi in realtà 15-20 righe da qualche parte sui giornali li troverete, su tutti i giornali, sul fatto che stanno litigando non solo con le sardine romane, ma stanno litigando e hanno espulso anche la sardina in Basilicata. Nel frattempo il governo vara il piano per il sud. Non questo, ma tutti i governi quando parlano di piano per il sud, sapete cosa c'è di nuovo? Io prendo la pagina e la butto nel cestino. Non ci credo, sono solo cazzate e solo fumo negli occhi. Fumo negli occhi che è condito da 23 miliardi in 3 anni, dicono i ministri e dice financo il presidente del consiglio che si presenta a Gioia Tauro, che se non fosse stato per un'azienda privata, Gioia Tauro sarebbe morta. E tra l'altro Gioia Tauro invece di dire cazzate, invece dei 23 miliardi, basterebbe che facessero, non facendo e chiedendo permessi a tutti quanti, ma facendolo, una ferrovia che arriva fino a Gioia Tauro, se no è totalmente inutilizzabile. Ma comunque, titolo del Messaggero, una pagina intera, 23 miliardi in 3 anni. Titolo invece di Repubblica, 121 miliardi per il Sud. Tutte balle, straballe, non c'è una lira, nel senso che le lire ci sono ma non riusciamo a spenderle. Basta leggere oggi Marco Imarisio sul Corriere della Sera che dice ultraliberismo burocratico, quello che ha permesso di fare il Ponte Morandi. Non è ultraliberismo burocratico, è più forte di loro spiegare ai giornalisti italiani che non tutti sono come loro, dipendenti, con la busta paga, con la macchina aziendale, non siamo tutti così. Cioè, sapete cosa c'è? C'è che in questo paese siamo morti di troppe leggi, di troppe burocrazie, di troppe cazzate che scrivono i giornalisti, i politici e i burocrati senza essere andati mai in un'impresa. Il commissario, che è il sindaco scelto da Toti della regione Liguria,
è semplicemente uno con dato pieni poteri e non c'è da vergognarsene. Pieni poteri per cui se ne è fottuto della burocrazia e ha potuto fare e sta facendo un ponte che fino al novembre del 2018 non aveva ancora una legge speciale istitutiva. Da quel momento, quando hanno fatto la legge, gli hanno dato tutti i poteri, sta andando come una lippa. Io farei poteri speciali per qualsiasi infrastruttura. A Gioia Tauro serve un'infrastruttura, ci metti un commissario a cui gli fai un culo così se ruba e si sbaglia, ma che gli dai poteri speciali, chiaro? Se non ne usciamo, ci siamo talmente ingarbugliati, le volete chiamate ultraliberismo legislativo, chiamatelo pure così, ma io penso che purtroppo essendoci così ingarbugliati è l'unica soluzione che abbiamo. Feltri prende in giro Repubblica, oggi se la prende pure con il direttore, ieri con i Merli, cioè con Francesco Merlo, dice: ma scusa, ma è inutile Repubblica che piagnucoli se Salvini parla male di voi in un discorso parlamentare. Toc toc! Mauro, ma vi siete resi conto come trattate Salvini? Titolo: cancellare Salvini. E beh, e lui non vi può rispondere, sostiene, secondo me, con molte ragioni e con lucidità, Vittorio Feltri. Poi, se siete appassionati di fake news, andate sull'Avvenire con il seguente titolo: Azzardo. Com'è che dice? Oddio, non me ne sono. Ah, pandemia, azzardo, pandemia. Utilizzano il rischio del virus, il coronavirus, eccetera, sul gioco d'azzardo. Puntati 110 miliardi, 1830 euro a testa. È una fake news, perché in realtà sono stati sì puntati 110 miliardi, ma non vi dicono nella prima pagina di Avvenire che ogni 110 miliardi puntati ce ne sono 90 restituiti. Quindi il vero, diciamo, costo sociale, se vogliamo chiamarlo così, costo del gioco d'azzardo è 20 miliardi. E se permettete, in quei 20 miliardi ci sono anch'io che gioco a blackjack, ci sono anche le persone normali che si comprano un gratta e vinci, c'è quello che gioca un minuto alla macchinetta. I 20 miliardi di persone che perdono perché vogliono perdere del loro tempo giocando non sono tutti d'azzardo, ma per l'Avvenire questa è la battaglia del secolo. Azzardo, pandemia, bel modo di fare giornalismo. Nel frattempo i sondaggi politici, quelli di Demos, ci dicono su Repubblica che la Lega è in calo, 29,2%, la Meloni ha quasi raggiunto il Movimento 5 Stelle, 13 punti lei, 14 Movimento 5 Stelle, il che farebbe sommato Lega e Meloni 43%, a cui sommare un altro 6%, 6,5% di Forza Italia, quindi centrodestra qua è vicino al 50% con il PD al 20. Altre cose, vabbè, insomma, su Trump oggi se lo attaccano sotto fronti diversi in maniera seria, a lesina, dicendo che l'economia vola, ma ricordatevi che in America era un trend che durava da molti anni, anche se io penso, a differenza dell'esina, che qualche merito in più ce l'abbia rispetto a questo volare il Trump, anche se a lesina ovviamente fa delle obiezioni giuste, tipo visto lo stimolo fiscale che ha dato Trump sarebbe potuta crescere di più, e dall'altra parte leggete l'imbarazzante prosa di Ferrara che spiega che Trump è capo di una banda di malfattori. Leggete le prime terricazze, non leggete, ve lo dico io, lasciate perdere, un tempo era anche intelligente quello che scriveva, oggi è semplicemente banale nel suo astio. Air Italy, a rischio 1500 dipendenti, licenziamenti collettivi, non fanno l'aumento di capitale, ieri aveva perso nel 2018 160 milioni, l'anno dopo 220, come la Whirlpool, anche Air Italy, l'unica azienda in Italia che chiude e perde 5.000 posti di lavoro senza che nessuno ne scriva, si chiama Conad, dove soltanto i sindacati provano a dire: toc toc, ma perché i 5.000 che vengono cacciati da Conad non ne parla nessuno? Beh, perché così funziona. Air Italy è fatta dai catarini, dagli investitori cattivi, Whirlpool è di una multinazionale, invece Conad è del amichetto pugliese, amichetto dei giri che evidentemente contano, soprattutto sulla stampa italiana. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre a domani con la zuppa di porro e speriamo di non riuscirla a fare perché domani è il giorno di Roma, mentre qua, come avete visto, c'è ancora un po' di Italia. Ciao!